Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 13 del mio coverage in italiano di Pokémon Smeraldo. In questa parte andremo a sconfiggere Telepath Capo Palestra. Dovremo fare una sfida in doppio, e i primi due Pokémon che mandano sono Clidol e Xatu, tutti e due al livello 41. E invece ho mandato in campo Sceptile e Gardevoir, e con Sceptile utilizzo Fendifoglia su Clidol. Invece con Gardevoir utilizzo Onda Shock su Xatu. Allora, Sceptile in questo momento ci sarà molto utile per sconfiggere questi due capo palestra. Comunque, riutilizzo adesso Fendifoglia e Psichico su Clidol perché credevo di non sconfiggerlo in un colpo solo, e invece ce l'ho fatta. Comunque, la prossima scelta adesso è Solrock, e adesso diventerà un po' più complicata la cosa perché c'è questo Xatu che mi causa dei problemi. Invece, potevo rendere molto più semplice la cosa, ma colpa sua, devo cambiare Pokémon e mandare in campo Ariama, soltanto come cavia, non è che lui che devo utilizzare. Comunque, con Gardevoir riutilizzo Onda Shock su Xatu e sono quasi riuscito anche a sconfiggerlo. A questo turno provo a utilizzare Viva il Tiro su Solrock, tanto che mi viene messo KO Ariama, e ho utilizzato Onda Shock su Xatu. Quindi cambio Pokémon e mando in campo un attimo Skarmory. Onda Shock effetto, e Xatu viene messo KO. Invece Sceptile mi sale a livello 39. Benissimo, adesso lui manda in campo Lunatone. E ora mi stanno attaccando Xatu. Anzi, spero che me lo sconfiggano. Non che ce l'abbia con Xatu, ma ho bisogno no, di rimandare in campo Sceptile. Perché Sceptile è più forte e serve molto con la mossa Fendifoglia. Per fortuna adesso Solrock ha utilizzato Lanciafiamme e mi ha messo KO Skarmory. Rieccolo qui, Sceptile, col quale utilizzerò la mossa Fendifoglia. Prima di tutto utilizzo Onda Shock e sul Solrock e anche Fendifoglia. E per fortuna Solrock ha messo KO, quindi la mossa Onda Shock toglierà vita a Lunatone, che adesso invece riutilizzo poi la mossa Fendifoglia fino a mettere KO al Pokémon. Per fortuna adesso mi è resistito. Quindi ecco Fendifoglia e boh, Lunatone KO. Bene ragazzi, un'altra parte del mio coverage in italiano di Pokémon Smeraldo è finito, spero che vi sia piaciuto, votate, commentate, iscrivetevi, attendete le nuove parti. Ciao e tanti saluti a Porygon ZZ.